lezioni di campo per la mia regina. Ah, Giuliano, ma che fai? Voglio ricoprire di fiori la mia regina, sì. Oh, mia regina. Oh, Maria Santissima, non ti muovere da lì, mia regina, perché Giuliano vuole adornarti di fiori, sì. Piove e c'è il sole, la Madonna coglie un fiore, lo coglie per Gesù e domani non piove più. Aspetta, ah, mia Giuliano, regina. Aspetta. Mi piacerebbe tantissimo vederli. Mia regina. Sono di tanti colori. Sono delle margherite di colore giallo, sì. Non ti muovere, Giuliano te ne metterà delle altre, molto più belle, lo sai. Ah, Giuliano, ma che fai? Adorno la mia regina, la faccio bella, eh? Mia regina, picchia sulla testa Giuliano, perché non è che un povero ignorante, dai, picchialo. Ah, andiamo, ma che dici? Come potrei picchiarti? Sei impazzito. Allora non sei arrabbiata con Giuliano, eh? No. Mia regina, dove stai andando? Alla grotta della sorgente, alla mia pietra. Da solo? Sì. A che fare? Ad aspettare. Ad aspettare. Sai, sono andato al prato e ne ho colte più che ho potuto. Per te, mia regina, solo per te. Ma no, queste sono per la Madonna. Sentite, ragazzi, se dovete andare in chiesa, andateci subito e tornate presto, capito? Perché io ho intenzione di mangiare questo arrosto caldo caldo, appena levato dal fuoco. Oh, Maria Santissima, Domitilla sta preparando l'arrosto. Proprio così. Ah, figliolo, non fare quella faccia. Sei invitato, ma un patto. Non ti scordare di portare i denti. Ma come potrei dimenticarli? Dormo con loro tutte le notti, sai? Sono sempre qui, pronti a mettersi al lavoro, guarda. Va bene, va bene. Aspetta, andate. Aspetta un momento. No, Giuliano. Tu sai che ti voglio molto bene, eh? Questi sono per te. Oh, figliolo. Non c'è una concentrazione minore? Ah, è lei. E chi pensava che fosse? Ne vuole una con meno unità? Sì, è molto meglio. Per i bambini è più indicata, anche se la terapia è più lunga. Vediamo un po'. Dovrebbe essercene una. Questa? Sì, proprio questa. Esatto. Ecco fatto. Le avevo già preparato tutto. Bene. Lei si è rivelata un'infermiera preziosa per questo reparto, Topazio. Grazie. È un piacere lavorare con una persona così responsabile e di fiducia come lei. Grazie. Ma è ancora per poco tempo. Perché me ne vado. Se ne va, che cosa significa? Beh, che lascio l'ospedale. Suppongo che sia per Gianluigi, vero? Sì. Non è facile per nessuno dei due lavorare nello stesso posto. E non sarebbe logico che lui lasciasse il suo lavoro. Allora me ne vado io. Topazio, permette che le dica una cosa? Sì. Se lei solo lo volesse, potrebbe conquistare di nuovo Gianluigi. Ma io non intendo farlo. Capisco. E quando pensa di andarsene? Oggi presenterò le mie dimissioni. E poi lavorerò nell'ambulatorio del dottor Andrade. Mi fa piacere. Comunque spero che non se ne vada senza salutare. Va bene, dottore. D'accordo. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Topazio, tu hai avuto dei problemi con qualcuno qui all'ospedale? No. Ma non hai avuto a che ridire, non so, con qualche medico oppure con qualche paziente? Ma che io ricordi, no.
Questo è strano. Oggi il direttore mi ha fatto un sacco di domande su di te. Se ti comportavi bene, se eri una buona impiegata, se facevi il tuo dovere, se c'erano lamentele. E perché? Non lo so il perché, ma ho l'impressione che ci sia qualcuno che sta facendo pressioni per mandarti via da qui. Ma non credo che sia la persona che usciva dall'ufficio del direttore mentre entravo io. No, non può essere. Chi era? Il dottor Rangel. Tu credi che faccia sul serio, Umberto? Certo che fa sul serio, non scherzerebbe su questo punto. E tu che ne pensi? Cosa può averla indotta a prendere una simile decisione? Andiamo, Gianluigi. Cosa vuoi che ti dica? Tu lo sai meglio di me. Sì, è vero. So di avere le mie colpe. In fondo l'ho spinta io ad andarsene. Bene. Allora dovresti essere contento perché ci sei riuscito. Il fatto è che ora sono preoccupato, Umberto. Lei non ha voluto accettare aiuto né dalla sua famiglia né da me. E poi ha molto bisogno dei soldi che guadagna per mantenere se stessa e suo figlio, soprattutto. No, 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 di questo non devi preoccuparti, perché per fortuna ha già un altro lavoro. Puoi stare tranquillo. Certo, dovevo immaginarlo. Era proprio quello che avevo chiesto a Daniele. Sì, visto che lui ha tante conoscenze, gli ho chiesto di trovarle lavoro da un'altra parte. Beh, non si tratta esattamente di un posto qualsiasi, Gianluigi. Daniele la prende con sé. Sì, l'assume nel suo ambulatorio. Già, ma io gli avevo detto di trovarle lavoro da un'altra parte, non nel suo ambulatorio. Cosa? Ma che ti prende? Per quale motivo Daniele Andrade dovrebbe fare esattamente quello che tu gli chiedi? Ma lui fa così per farmi dispetto. Semplicemente per farmi dispetto, Umberto. Senti, Gianluigi, scusami se mi intrometto. Ma lui sta solo facendo quello che sente. Daniele è innamorato di Topazio, non lo capisci? E tenendola nel suo ambulatorio l'avrà vicina e questo lo renderà felice. Del resto, mi sembra evidente che sia tutto il contrario di quello che succede a te, non è vero? Va bene, va bene, va bene. Non cercherò di dissuaderla. Però se lei se ne va, rassegnerò immediatamente le mie dimissioni. Così potrò lavorare insieme al dottor Rangel e stare di più con Valeria. Non sai chi c'è dietro questa faccenda? No. E non hai idea di chi potrebbe considerarti una nemica? Di chi potrebbe volerti del male? Di chi potrebbe avere interesse a che tu non restassi qui, in questo ospedale? Davvero, Carmen Giulia, non lo so. Comunque, non ti preoccupare. Io ho dato ottime informazioni sul tuo conto. Non t'angosciare. Grazie. Bene, allora vediamo. Allora l'hai fatto. Ti meriti un bacio per ricompensa. Bello il mio caro papà. Valeria, a me non piacciono per niente queste cose. Non mi sembra davvero corretto usare la mia autorità per fare del male a un'altra persona. No, davvero. Non mi piace fare delle cose che poi mi lasciano amareggiato. Neanche per la tua cara figlioletta. Sì, per te l'ho fatto. Hai tanto insistito che, l'ho fatto per accontentarti, ecco tutto. Allora, papà, la licenzieranno? Vedranno che si può fare, sai. Mi ha detto il direttore dell'ospedale che lei è stata assunta grazie all'intervento di suo nipote, il dottor Daniele Andrade. Per cui la faccenda è un po' delicata, capisci? Il dottor Andrade? Sì, esatto. Sembra che sia molto interessata a quella ragazza. Sì. Fin troppo interessato, direi. E so anche che lui è il miglior amico di Gianluigi. Sì, va bene. Io però non voglio più saperne, chiaro? Ah, papà, non so come ringraziarti. E scusa se sono stata così insistente. E adesso aspettiamo i risultati. Devo evitare a ogni costo che Gianluigi continui a vederla. Non mi chiamo più Valeria Rangel se non faccio in modo che non si vedano mai più. Laura, che è successo? Niente, Gianluigi è venuto a salutarmi. Ma non ti ha detto niente? Non ti ha detto se ha parlato con Topazio? Non mi ha detto nemmeno una parola, pensa. E dimmi, come ti è sembrato? Era allegro o triste? A me è sembrato di pessimo umore. Aveva una faccia che metteva paura. E Topazio se n'è andata via. E questo, Laura, vuol dire che il nostro piano è andato a monte. Ma no, ma come puoi dire questo? No. Era la prima volta che si rivedevano. Senti, io non ho mai pensato che avrebbero risolto i loro problemi fin dal loro primo incontro.
Ah, Laura, allora dobbiamo assolutamente fare in modo che si incontrino di nuovo. Sai una cosa? Stavo pensando, Bianca. Che cosa? Aspetta, vado ad aprire. Un momento, per favore. Arrivo subito. Buongiorno, signora. Come stai, Laura? Tutto bene, sì, spero. Signora, grazie. Oh, ciao, Bianca. Come stai? Io? Benissimo, mia cara. Ho appena ricevuto una lettera di Yolanda, in cui mi dice che lei e Giovanni si stanno divertendo un mondo. Sai che Giovanni ha deciso di partecipare al Gran Premio di Monza, la famosa gara automobilistica? Ah, sì? Sì. Che carini. Insieme alla lettera mi hanno mandato una fotografia. Eccola. Guarda. Ah. Si capisce benissimo che è felice la mia Yolanda. Sì. Si vede dal modo in cui sorride. Ah, si starà divertendo moltissimo. E hai visto il soprabito che ha indosso? Mm-hmm. Ma è una pelliccia, tesoro. Certo, con il freddo che farà. E poi deve essere costata un mucchio di soldi. Questa è la vita che ho sempre desiderato per mia figlia. Quella che, d'altra parte, lei giustamente si merita. Ma, signora, io avrei un po' paura, perché quelle corse sono pericolose. Oh, sciocchezze! Che pericolo può esserci? Tanto, quello che deve succedere, succede ugualmente. Ed è uno sport emozionante. Sara, hai visto com'è bella? Ah, sì, sta benissimo. È un vero splendore, la mia scusami, bambina. Mia cara. Figurati. Posso fare una telefonata? Sì, certo, Edda, naturalmente. Questa è casa tua. Grazie. Laura, ricordati di mettere a posto i pacchetti. Ah, sì, me ne ero dimenticata. Dove li devo mettere? Portali qui. Bene. No, il fatto è che l'operazione si è protratta più del previsto. Qualcosa d'urgente? Facciamo una cosa, allora. Vedi se puoi cancellare gli ultimi due turni per oggi. Sì, ti ringrazio. Cercherò di tornare tra un'oretta. Ciao, grazie. Grazie per la telefonata. Ah, niente, figurati. Sono io invece quello che deve ringraziarti. Ringraziarmi di che? Beh, di aver preso in considerazione la mia richiesta e di aver trovato a Topazio un altro lavoro. No, io gliene ho solo accennato, ma lei deve ancora decidere. Che strano. Umberto mi ha detto che un'ora fa lei gli ha detto che veniva a lavorare da te. Ah, mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Sì, lo immagino. Anch'io sono contento, Daniele. Avanti. Ciao, Daniele. Ciao, Topazio, come stai? Bene. Questi li manda la signorina Carmen Giulia. Senti, Gianluigi mi ha appena dato una notizia che mi ha fatto veramente piacere. Ah, sì? Quale? Che hai deciso di lasciare l'ospedale e di venire a lavorare insieme a me. Invece no. Volevo farlo, ma non me ne andrò dall'ospedale. Io resto. E perché questo cambiamento? Motivi personali. Ti stai prendendo gioco di me, Topazio. Non hai appena detto a Umberto che saresti andata a lavorare con Daniele? Sì. Bene, e allora? E allora ho cambiato idea. In un'ora. Basta un minuto per cambiare idea, non ti pare? Va bene, va bene. Hai deciso di continuare a giocare con me. Non ti sembra di darti troppa importanza? E cosa te lo fa pensare? Tu credi che tutto quello che ha fatto Pazio lo faccia per farti dispetto? Vorrei tanto potermi convincere che non è vero. Ah, sì? Certo. E perché? Perché voglio che ognuno prenda la sua strada. Basta con queste storie. Un momento, nessuno ti sta impedendo di fare quello che vuoi. E se Topazio vuole restare in questo ospedale... Senti, fammi il favore di non parlare a nome di Topazio. Sa farlo da sola. Se parlo piacere, a nome di Topazio smettetemi. È perché lei mi ha autorizzato a farlo. Ma che diritto hai? Daniele! E tu che diritto ti hai? Prego, posso tollerare smettete. Che tu ti intrometta in faccende che Daniele, non ti basta! Stai sbagliando di grosso, Gianluigi. Sei tu che stai con... Basta! Ascolta, Daniele. Che cosa pensi di concludere con questa scenata? Ho già i miei guai. Non capisci che così non fai che aggravarli? Ci sono molte persone che sarebbero felici di questo incidente. Così finalmente il direttore di questo ospedale avrebbe una scusa più che valida per licenziarmi. Gianluigi. Che avrà voluto dire con questo?
Non lo so. Non ne ho la minima idea. Ma dico io, è mai possibile che tu abbia fatto di tutto per farle perdere questo impiego? E tu mi credi capace di fare una cosa del genere, di fare una simile bassezza? Bassezza? Sì, tu l'hai detto. Stammi a sentire, se tu stai cercando il modo di farmi disprezzare da Topazio, sii più furbo, perché altrimenti non ci crederà. Io non sto facendo proprio niente. È lei che ha dei sospetti su di te. A me non interessa, perché io non c'entro assolutamente niente. Ma in caso non ci avessi pensato, Daniele, io devo difendere la mia dignità. Io so che non è colpa tua. Le cose si chiariranno, vedrai. Ma ti sembra possibile, Violetta, che Ennio venga qui ad accusarmi, a rimproverarmi di aver trattato male la signorina Yolanda? Quando tu sai molto bene che è stata lei a venire qui a dirmi delle cose orribili, a mortificarmi. Ah, sì, certo, lo so benissimo, Maria. E poi è andata a piangere da Ennio, a fare la vittima. Ennio non doveva darle ascolto. Certo che no. Dai, non essere così triste. Senti, in ogni caso tu hai la coscienza tranquilla. Hai fatto quello che dovevi fare. Oh. E a che mi serve tutto questo, Violetta? Adesso che non ho più Ennio. Ah, ma questo è solo un litigio senza alcuna importanza. Queste cose servono a rinsaldare l'amore, sai. No, Violetta. È tutto finito. Ennio non tornerà più. Non vuole più saperne di me. Ciao. Ciao. Maria. Sì? Vuoi perdonarmi? Ti prego. No. Il fatto, Maria, è che io sono molto ignorante. La verità è che non mi meritavo di avere una ragazza come te. Questo è certo. Non so perché mi sto comportando tanto male. Anch'io mi domando spesso perché continuo a farti soffrire. Maria, mi perdoni? No. Maria, guardami. Su, avanti, puoi perdonarmi? No. Ma perché no? Ti prego. No. Allora me ne vado. Oh, mio piccolo tesoro. Ti prometto che non ti farò più soffrire, d'accordo? Che gioia rivederti. Sì, certo, mamma, ma mi raccomando, non stancarti troppo. Tu hai bisogno di riposare, hai capito? Permesso? Salve, ti chiamo più tardi, ciao. Carmen Giulia, come stai? Bene, e tu, Daniele? Come vedi, mi hanno lasciato completamente solo. Ah, allora permettimi di approfittare di questa occasione per parlarti di una cosa che sarebbe molto importante tu sapessi, sempre che Topazio non ti abbia già raccontato tutto quanto. No, non mi ha detto niente, no. Non sai del direttore? No. Mi ha fatto chiamare. Sembra che ci sia qualcuno che sta facendo pressioni su di lui per allontanare Topazio da qui. Ah, sì? E tu sospetti di qualcuno? No, non ho idea di chi si tratti. Purtroppo neanch'io, non ne ho la minima idea. Devo dire che Topazio non sembra molto simpatica al dottor Sandoval, ma non credo che abbia dei motivi sufficienti da spingerlo a schierarsi contro di lei. Potrebbe essere lui. Senti, e quando è successo questo? Stamattina, me lo ricordo bene perché quando stavo per entrare nell'ufficio del direttore, ne stava uscendo il dottor Rangel. Il dottor Rangel? Sì, aveva appena terminato uno dei suoi interventi. Io gli avevo fatto da assistente. Il dottor Rangel, hai detto? Mm-hmm.
Non ti preoccupare, Carmen Giulia. Parlerò io con mio zio. Gli chiederò una volta per tutte che mi dica con la massima sincerità chi è questa persona misteriosa che vuol cacciare Topazio dall'ospedale. Daniele, mi perdoni. Perdonarti cosa? Beh, per averti parlato a quel modo e accusato ingiustamente. No, lascia perdere, hai fatto molto bene. Pensa che sarebbe successo se Gianluigi e io ci fossimo presi a botte nell'ospedale. Questa sarebbe stata una grande soddisfazione per Valeria Rangel, è questo che voleva. E tu come fai a saperlo? Ecco, mio zio mi ha detto tutto. Scusa, ma io non capisco. Vedi, il fatto è che il padre della signorina, il dottor Rangel, è andato a parlare con mio zio. E la prima cosa che gli ha chiesto è che ti licenziassero dall'ospedale. Vuoi bere qualcosa? Ti farà bene. Allora, è per questo che hai cambiato idea? Sì, è per questo. Ah, sai una cosa? Dimmi. Avevo deciso di firmare le dimissioni e venire da te a chiederti un lavoro. Tu sai che nel mio ambulatorio avrai sempre un lavoro. Ma dimmi una cosa, ieri sera, quando ti ho accompagnato a casa dei tuoi genitori, sono stati loro a consigliarti di prendere questa decisione? No, no. Figurati, mio padre non c'era e nemmeno mia madre. L'unico che ho visto è stato Gianluigi. Mm. E sai com'è, avevo bevuto un po' troppo. A proposito, grazie, ma credo proprio che non mi faccia bene. Non ti preoccupare. Dimmi, Topazio. Allora, sai... È successo qualcosa tra di voi? No. Il fatto è che credo di essermi comportata da sciocca. Perché Gianluigi avrà pensato che lo volessi provocare e ha cominciato a dirmi delle cose che... E che cosa è successo? Niente, non è successo niente. Tu avresti voluto che succedesse? A che scopo? Per il piacere di farci del male. Far del male a chi? A te o a lui? Daniele, tu credi che lui non mi ami? Scusami, Topazio, ma io non credo di essere la persona più indicata per darti questa risposta. Devi trarre da sola le conclusioni. Non lo so. A volte lo vedo così turbato. E all'improvviso mi guarda come se mi odiasse. Va bene. Tutto questo non ha più importanza. C'è qualcosa che ci separa. Sì. Tuo figlio. No. Quel figlio è suo, dice Luigi. Beh, lui... Lui dice che... Che non è suo. Continua a negarlo. E tu lo sai molto bene. No. Io lo sento che è figlio suo, Daniele. Ma lui no. È questo che ci separa. Gianluigi vede nostro figlio come un ostacolo. Non lo so, ci sono dei momenti in cui lui dimentica tutto questo. Sì, ma dopo se ne ricorderebbe. Daniele, io non posso accettare Gianluigi in un momento di passione, in un momento di desiderio. Perché dopo lui se ne pentirebbe. E allora comincerebbe a farmi mille domande, a mettermi dei limiti. E io non lo potrei accettare. Perché tu lo sai che quello che amo di più è mio figlio. Lo amo. Ti capisco perfettamente, Topazio. Quel bambino è parte di te. Ed è per questo che sia tu che lui mi sarete sempre tanto cari. Entra, figliolo, entra. Coraggio. Ma che stai guardando? No, niente. Guardavo se c'era Laura. Come sta? Sta bene, perché? Come perché?
Nessuno ti ha detto che è stata male. Ieri sera sono venuto a visitarla. Ah, sì, è vero, Bianca me l'ha detto, sì, certo. Sai, mi è sembrato molto strano, perché veramente quando l'ho visitata non le ho trovato niente. Beh, sai, la povera Laura comincia ad invecchiare, bisogna avere pazienza. Vado da lei. No, no, aspetta un momento, figliolo, un momento. Parla un po' con me, Gianluigi. Purtroppo l'ultima volta ci siamo lasciati molto male. Sì, e volevo chiederti scusa perché ti ho detto delle cose molto dure. Sì, ma lasciamo perdere, è già tutto dimenticato. Siediti, siediti. Ho saputo che ieri sera tu e Topazio vi siete incontrati qui per caso. Sì, esatto. Per bacco, com'è cambiata quella ragazza, eh? Sì, molto. Bisogna riconoscere che è sempre stata molto bella, però devo dire che ora è ancora più bella, più attraente. Già, e più allegra. Ah sì, questo è vero, è così piena di brio, di vitalità. Topazio è una ragazza eccezionale, figliolo, eccezionale. No, no, non mi riferivo al suo carattere, ma al fatto che ieri mi è sembrata un po' alticcia. Mi ha raccontato che era stata insieme a Daniele in una discoteca. Beh, certo, sì. Può darsi che abbia bevuto un po', e sai, non essendoci abituata. Già, ma se continua con questo tipo di vita si abituerà molto presto. No, Gianluigi, su, non esagerare. Tu sai che cosa penso? Che è naturale che faccia delle conquiste. Tutte le belle donne hanno sempre avuto intorno una schiera di ammiratori. Accidenti, papà. Sembri molto orgoglioso di lei. Come puoi pensare che non lo sia? Gianluigi è mia figlia. E poi, in qualunque posto ci sia lei, le altre sfigurano al suo confronto. Ecco perché la invitano tutti. Qualsiasi uomo si sente orgoglioso di averla al suo fianco. E credimi, credimi, sono molto addolorato che vi siate separati, figliolo, perché lei era per te la moglie ideale. Beh, permettimi di dirti che io sto molto bene con Valeria. Ma sì, 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 certo, certo, lo capisco, figliolo. Anche lei è molto bella, molto distinta, però non so, c'è qualcosa in lei che non... E invece, mia figlia... Gianluigi Topazio è una ragazza fuori dal comune. È unica, sì, unica. La la. Violetta? Ah, ciao! Ciao, come stai? Bene, e tu? Bene. Che hai fatto? Sei andata via dall'ospedale? No, non me ne vado più. E perché? Non mi avevi detto che l'avresti fatto? Sì, è vero, però se rinuncio lo decido io. Non voglio dare questa soddisfazione a un'altra persona che voleva mandarmi via. Mandarti via? E chi è Topazio? Vuoi saperlo? Il padre della fidanzata di Gianluigi. Sai che cosa ha avuto il coraggio di fare? È andato a parlare col direttore dell'ospedale. E gli ha chiesto se per favore mi poteva trasferire in un altro posto. Hai fatto molto bene, tu non devi dargli questa soddisfazione. Ma senti, Violetta, ma perché non ti sistemi le unghie? Guarda le mie, guarda come me le ha fatte Maria, belle, eh? Oh, a me non le ha volute fare. Ah, lo sai, ne voglio proprio uscire una buona volta. Non desidero vedere mai più Gianluigi. Perché ieri sera a casa di mia madre è stato terribile. Che è successo? Avete litigato? No. Non è stato questo. Sai che cosa ha fatto? Cosa? Ha cercato di baciarmi. Ma no! E dimmi, Topazio, che altro è successo? Raccontami tutto. Caspita, come che altro è successo? Mi ha anche abbracciato e poi... E perché non è riuscito a baciarti? Non gliel'ho permesso, ecco perché. Topazio, sei proprio una sciocca. Perché era meglio se mi baciava? Beh, che ne sai che avresti fatto se ci fossi riuscito? E se un giorno ti prende e ti bacia, che fai? Come ti comporti se lo rifà? Beh, allora lo respingerò, è ovvio. Ma che cosa si è messo in testa? Non tornerò mai insieme a lui. Figurati, non ci penso neanche. Guarda, Gianluigi, queste sono le analisi. Me le ha portate Topazio. Molto bene. Ah, Umberto, a proposito di Topazio, sai che non andrà più via dall'ospedale? Ah, sì? E come mai? Era molto decisa ad andarsene, no? Beh, veramente non so per quale motivo, ma... Quello che mi dà fastidio è che Daniele abbia osato dire che sono io quello che sta cercando il modo per farla andare via. Non capisco come possa pensare che io sia capace di fare una cosa simile. E il fatto è che tu hai sempre detto a tutti, almeno per quanto ne so, che volevi che Topazio se ne andasse da questo ospedale.
Per te sembrava che fosse una questione di vita o di morte. Lei per me è una tentazione, e non riesco a stare tranquillo, non posso, capisci? Vedi, ogni volta che le sto vicino mi sento molto strano, mi agito, divento nervoso. E la cosa peggiore è che un giorno di questi non resisterò più. L'abbraccerò e allora sì, che diventerà un problema. E il colmo è che l'altro giorno me la sono trovata a casa ed eravamo soli. Ti puoi immaginare? In più Topazio era un po' allegra. Sembrava che avesse bevuto, si era divertita e proprio con Daniele Andrade. Beh, insomma, ha cominciato a fare la civetta, la spiritosa. E mi è venuta la tentazione di baciarla, ecco. E l'hai fatto? No, no. All'improvviso mi ha scostato ed è scappata via di corsa, capisci? Io l'avevo abbracciata, forse le girava la testa per aver bevuto e quando se n'è resa conto si è ripresa. Mi ha guardato meravigliata, spaventata ed è scappata via correndo. Non te la prendere. Anzi, devi essere contento. Perché se l'avessi fatto adesso ti malediresti per non essere stato in grado di resistere a quella tentazione. Non lo so, Umberto, veramente non so che mi sta succedendo. Vederla, trovarmela vicino, mi fa ricordare quei momenti meravigliosi che abbiamo vissuto alla fazenda e sto male, divento sempre più debole. Non riesco più a resistere al desiderio che mi assale. Ma insomma, Gianluigi, che cosa aspetti? Fa un tentativo, prova a riconciliarti con lei, tornaci insieme, sai benissimo che ne sei innamorato. No, Umberto, non posso. Anche se il solo pensiero che possa essere di un altro uomo mi fa impazzire, sono sicuro che non potremmo più tornare insieme, è impossibile. Sarebbe un vero disastro. Senti, amico mio, io credo che in queste situazioni bisogna fare qualcosa. Non puoi lasciarti andare, devi reagire. Sì, lo so, Umberto, ma a volte sono tentato di sposarmi con Valeria da un giorno all'altro e via. Bravo, appunto. Sposati con Valeria, sposati. Tuffati di testa in una piscina vuota e vedrai. Poi te ne pentirai. Nasceranno dei problemi. No, quel matrimonio sarebbe un fallimento. No, forse no. Scusami, Gianluigi, ma ti ripeto che in queste situazioni bisogna assolutamente fare qualcosa. Sì, lo so benissimo. Ma anche se volessi, non sono sicuro che Topazio accetterebbe. E poi io penso che se decidessi di tornare insieme a lei, Umberto, sarebbe un rapporto molto difficile. Non so se ce la farei. Stare di nuovo con Topazio forse mi sarebbe impossibile. No, non lo potrei sopportare. Devo portare Gianluigi a vedere la mostra. È sempre bene che l'uomo che ci è vicino e che si ama ci ammiri, non le pare? Sì. Comunque non è proprio necessario essere tanto intelligenti e brillanti come lo è lei. Altrimenti, che ne sarebbe delle donne semplici come me che si dedicano sempre e unicamente alla casa? Allora cercherò di essere anch'io una brava donna di casa e spero che lei collabori e mi aiuti. Valeria, non voglio che si offenda, ma se lei dovesse diventare veramente la moglie di Gianluigi, non credo che in futuro tra noi possa esserci un rapporto più amichevole di quanto sia ora. Signora Bianca, lei sa che Topazio è mia figlia e che un giorno o l'altro verrà a vivere definitivamente con noi. E in quel caso la vostra situazione con il matrimonio, forse, diventerebbe un po' troppo delicata, non le sembra? Ma a queste cose oggigiorno non si dà più tanta importanza, signora. Non è d'accordo? Valeria, ho paura di non essere tanto moderna come lei crede. E comunque, Topazio si è nuovamente innamorata. So che esce spesso con il dottor Andrade e che accetta volentieri tutte le sue attenzioni. Potrebbe risposarsi. Non ci ha pensato? Questo non lo so, Valeria. Però potrebbe essere. Bene, lo lascio. Adesso devo andare a comprare degli accessori per il mio vestito che indosserò per il convegno. Ah, sì? È un convegno artistico? No, è un convegno di medicina. Gianluigi non gliel'ha detto? No, no. Ah, a me lo ha detto. Ci andremo insieme, naturalmente. Bene, adesso la saluto. Addio, Valeria. Arrivederci.
Daranno i premi e voglio che tu stia accanto a me per godere insieme il mio successo, Gianluigi. Avanti. Scusate. Violetta e Camillo sono qui fuori che aspettano. Sì. Sì, digli pure di entrare. Me ne vado. No, no, non ce n'è assolutamente bisogno. Puoi rimanere qui. Va bene, resto. Avanti, avanti. Prego. Permesso? Salve, Camillo, come va? Benissimo, dottore. Sì, beh, come sta? Ciao, Violetta. Vi presento la mia fidanzata. È un vero piacere conoscerla. Molto lieto, signorina. Io sono Camillo Montero. Il piacere è mio. Mia figlia. Molto lieta. Bene. Topazio, per favore, accompagna Camillo a fare le analisi. Io vengo subito. Sì, certo. Arrivederci, dottore. A più tardi, Camillo. Prego. Prego, prego, ci mancherebbe. Tu dovrai restare fuori, Violetta. Si direbbe che non piaccio molto alla contadinella. No, amore, non prenderla in questo modo. È una persona molto riservata. Secondo me non ha un minimo di educazione. Per favore, Valeria, non dire così. È una bravissima ragazza, te lo assicuro. Permesso? Il paziente è già pronto. Bene, allora vado. Tu aspettami qui, torno appena possibile. D'accordo, amore mio. Torna presto. Ti ho sporcato con il rossetto. Ah, sì, non fa niente. A tra poco, allora. Non pensavo di rivederla ancora qui. Ah, sì? E perché? Beh, dopo l'ultima volta che abbiamo parlato. Credeva forse che dopo l'intervento di suo padre mi avrebbero sicuramente licenziato. Dove sta il mio risotto? Il buon risotto per Giuliano. Riso, riso. Nuvola. Nuvola, non ti nascondere, che Giuliano ti prende. Eccomi, non ti muovere. Ti ho preso. Ah, Nuvola, come sei magro. Non ti hanno dato da mangiare abbastanza. È vero, eh? Sì, la mia regina mi ha detto di pensare a te. Ci penso io a te. Sei morbido, morbido come sempre. Sì, quel mostro ha picchiato Giuliano, lo sai, gli ha fatto male, molto male. Sì, hai ragione, è cattivo, è cattivo. Mi ha picchiato, mi ha picchiato, mi ha picchiato, mi ha picchiato. Sì, eh? Come non ti sento? Sai, devo andare via a cercare la mia regina, ma adesso sono qui, adesso sto con Nuvola e con la mia regina e Domitilla. Ah, Domitilla. Ma perché se n'è andata? Oh, ma perché Domitilla? Come può lasciare Giuliano così? Perché se n'è andata? Perché? Che cosa hai detto? Che hai detto? Nuvola mia. Nuvola, Nuvola mia. Ah, mia regina, quanto sei bella. Che cosa vuoi? Ah, dei fiorellini, sì. Dei fiorellini per la mia regina. Ah, la mia regina.